Si chiama Pesciutta Cuoco di Mare, il Risto Drive inaugurato ieri mattina a zona Ponte Metauro di Fano. Dopo un successo che dura da 45 anni, Pesce Azzurro porta nella città della Fortuna un nuovo progetto, una nuova formula innovativa che abbraccia la tradizione marinara del Mare Nostrum, difesa e valorizzata dalla cooperativa Pescatori Comarpesca di Fano, di cui orgogliosamente fa parte. Le difficoltà, come tutti, della pandemia, in particolar modo noi che con l'assembramento abbiamo avuto problemi particolari. Poi il caro energia, oggi, dopo che il 2023 ha dato un segnale di ripresa, dopo questi problemi, oggi Pesce Azzurro rilancia con un nuovo format, che è appunto questo, sempre ristorazione ovviamente di pesce, dove ogni giorno diamo la possibilità di scegliere tra varie opzioni. E diciamo che è nata l'idea dal fatto che noi già produciamo dei sughi pronti di pesce e da qui l'idea quindi di dare varie opzioni tra varie tipologie di primi, quindi pasta asciutta e pesce, da qui la definizione di pesciutta, che poi viene identificato pesciutta anche nella figura del cuoco di mare, che poi rappresenta un po' quella che è la tradizione marinara della nostra cooperativa Pescatori Comarpesca, della quale noi siamo orgogliosamente figli della cooperativa, quindi la nostra madre è la Comarpesca. Ci accingiamo a inaugurare questo primo pesciutta, che riteniamo sia appunto il punto zero, per poi da qui lanciare questa possibilità, speriamo che possa avere successo anche in altre parti d'Italia con contratti di affiliazione in franchising. Speriamo rappresenti comunque una bella novità per la città di Fano in un punto molto vivace. Questa è una zona, diciamo, che può abbinare anche l'interesse della zona industriale, quindi chi lavora da queste parti sicuramente si può avvalere di questo punto, dove, ripeto, dicevo, c'è una sana concorrenza, che questa è sempre positiva, ma non di pesce. E ovviamente tenteremo, questo al giorno dicevo c'è una vivacità abbastanza presente, mentre la sera è una sperimentazione che faremo e vedremo se riusciamo anche a portare avanti un'attività serale. Qui si potrà fare il pranzo, si potrà fare la cena e anche l'aperitivo pomeridiano, quindi si può consumare sul posto, anche se ahimè i posti a sedere sono pochi, quindi la ristorazione sul posto diciamo non è per grandi numeri come per il Pesce Azzurro, però c'è anche la possibilità di farla sport e anche un comodissimo drive che oggi in effetti è abbastanza apprezzato dalla clientela. Un vasto menù quello proposto, dove il Pesce Azzurro del Mare Adriatico lo fa da padrone. Per consumare sul posto purtroppo abbiamo pochi posti, perché abbiamo ideato appunto un format così piccolo che si presta meglio per le grandi città. Pesciutta è una formula innovativa rivolta ad un pubblico dinamico, adatto a tutti, grandi e giovani, a chi non ha tempo per fermarsi ma non vuole rinunciare al gusto e alla qualità. Noi abbiamo puntato nuovamente su Fano perché crediamo molto e poi anche perché le nostre origini sono fanesi e quindi tenevamo a dar qualcosa di più a questa città che appunto magari come il servizio drive non in tanti ad oggi ne dispongono. Quello che ci tenevo a dire sono le aperture, che sono dal mercoledì alla domenica dalle 11:15 alle 15 e dalle 17:30 alle 23. E la cosa infine molto interessante è che per chi vuole magari acquistare una bottiglia di vino alle 22 non sa dove andare, può venire qua, ritirarla direttamente al drive e berla a casa. Abbiamo un dehor che è molto accogliente e ha 36 posti, quindi per chi magari soprattutto nel periodo estivo vuole mangiare all'esterno avrà anche questa possibilità. Semplicità, velocità e fattore social sono gli elementi che contraddistinguono Pesciutta. Oggi i social sono parte fondamentale della nostra vita, avendo curato ogni aspetto dall'arredamento all'oggettistica che comunque fa parte, eppure anche il logo che comunque è molto riconoscibile. Secondo me per chi ama anche il mondo social troverà qualcosa di veramente rivoluzionario.